Nel primo degli scontri diretti il Foligno torna degli Ornari con i tre punti in valigia, liquidando i ponteggiani con il secco risultato di 2-0. Mister Cotroneo deve ancora una volta fare a meno degli acciaccati Caruso, Fondi e Mazza e allora opta per il giovane 2003 Bigarelli nel reparto avanzato con Razziti, supportato da Brunetti e Abate, oggi più avanzato, e Bacchi invece più arretrato davanti alla difesa. Minuto di raccoglimento per le vittime del devastante terremoto di Turchia e Siria, arbitra Già prima della sezione di Pistoia. Subito Foligno in avanti a Abate, serve un bel pallone a Bigarelli che viene murato però da Costantini e la difesa spazza. Dall'altra parte c'è questo corner dove si butta di testa a giro Brunetti e palla sulla parte alta della traversa, poi fuori. Grande primo tempo per i Falchi, partiti a mille, ma si deve attendere più di mezz'ora per il gol. Capitan dell'Orso da 30 metri a servire questo pallone per la testa di Bigarelli che ruba il tempo a Toscano e insacca alle spalle di Cucchiararo per l'1-0. Falchi che hanno cercato e voluto il gol dal primo minuto ora possono esultare. Poco dopo dall'altra parte è Lorenzini di testa che svirgola così il pallone, azione che sfuma, e ancora più tardi arriva il duplice fischio del direttore di gara che manda tutti al riposo. Importantissimo questo gol che carica i Falchi nello spogliatoio. A ritorno in campo con le formazioni iniziali la Pontevecchio sembra decisa a rimontare subito lo svantaggio. Qui in avanti con i padroni di casa che reclamano un fallo di mano di Piermarini su questo tiro da fuori di Bormioli, ma l'arbitro fa proseguire. Primo cambio di mister Cotroneo, fuori Bacchi per Peppoloni, mentre ancora proteste in questa azione per il Pontevecchio. Qui è Cascianelli, prova a entrare in area, poi cade, ma l'arbitro fischia una punizione a favore dei Falchi e mostra il secondo cartellino giallo e poi il rosso al numero 10 della Pontevecchio che va a farsi la doccia in anticipo. Ora la Pontevecchio deve rincorrere in 10 uomini e poco dopo il primo assistente richiama l'attenzione dell'arbitro e arriva il cartellino rosso anche per il presidente di casa tra le proteste. Insiste ancora la Pontevecchio che non ci sta a perdere questa partita. Qui una punizione di Pero Nullo costringe il buon Gilla al colpo di reni per alzare sopra la traversa. Allora altro cambio per i Falchi, fuori Piermarini, entra Umberto Seghetta. C'è una bella azione del Foligno che parte dal neo entrato Pucci a centrocampo per una bella ripartenza dell'altro neo entrato De Simoni che velocissimo si mangia mezzo campo sulla sinistra, ma nulla può Vinciarelli sul passaggio per la corrente Seghetta che deve solo spingere in rete. Bellissima azione corale dei Falchi che mettono in ghiaccio il risultato. Addirittura poco dopo, siamo nei minuti di recupero, può arrivare anche il 3-0 quando mister Cotroneo insiste per l'ennesima volta su Pucci a stare largo ma più alto, ed è proprio Pucci ad arrivare di testa in anticipo su portiere Cucchiararo, pallone che va verso la porta, inseguito anche da Checcaglini, ma il pallone sfiora il palo e va fuori. Finisce quindi 2-0 per gli ospiti questo primo scontro diretto tra Foligno e Pontevecchio in una bella giornata di sole che arriva a fagiolo per continuare con morale e autostima alti in questa calda fase del campionato. Ora domenica si torna al Brasone per un altro match importantissimo quando arriverà il Ventinella, anch'esso bisognoso di punti. Alex Bigarelli è il giocatore che ha portato in vantaggio il Foligno, primo gol che segna in questo campionato? Sì, primo gol.
Sono felice però per la vittoria, serviva dopo un po' che comunque giocavamo bene ma non riuscivamo a trovare punti e ecco, sono felice comunque per la vittoria. Il Foligno si salva? Ancora lunga e spero di sì, continuiamo a lavorare come stiamo facendo e speriamo, dai. Paolo Cotroneo, finalmente il Foligno si è ricordato come si fa ad ottenere 3 punti, anche fuori casa. No, è la gioia immensa per il semplice fatto che finalmente siamo riusciti a dare valore a tutto quello che spesso esprimiamo in mezzo al campo e non riusciamo mai a portare a casa i punti. Diciamo che oggi siamo riusciti a fare sia l'uno che l'altro, siamo felicissimi. Avevo detto ai ragazzi che questa era la prima di 5 finali. E il fatto di averla vinta per me è importantissimo perché ci darà la possibilità di lavorare con un pizzico di serenità. Ma ha detto tra di noi, se non diamo seguito a questo non vale niente questa partita, quindi sono felice, ma per me è già passata. C'è da fare i complimenti ai ragazzi perché sono stati splendidi, hanno lottato, ci tenevano a vincere, l'hanno dimostrato, l'hanno vinta. Godiamoci questa vittoria fino a stasera, da domani si pensa al Ventinella. Mister Cardarelli, il tecnico della Ponte Vecchio, cosa si poteva fare oggi per evitare questa sconfitta contro il Foligno? Ma diciamo che il primo tempo sono stati superiori a noi perché palleggiavano con facilità, eravamo in ritardo sulle uscite, non riusciamo mai a fare la partita che avevamo preparato, quindi rammarica questo. Nonostante questo abbiamo concesso poco, se non insomma l'occasione dove siamo subito capitolati e insomma ecco, un po' dispiace perché forse insomma diciamo ecco anche oggi sull'episodio siamo stati sfortunati perché abbiamo preso la traversa noi poi, però effettivamente il Foligno il primo tempo ha fatto molto meglio di noi, il secondo tempo abbiamo avuto una reazione e poi l'episodio dell'espulsione insomma secondo me è discutibile e lì in 10 è stato tutto più difficile. Nonostante questo però ci abbiamo provato, abbiamo avuto anche qualche occasione per pareggiarla. E poi il gol in contropiede era prevedibile perché eravamo sbilanciati in avanti e, insomma se non riesci a pareggiarla poi è facile che prendi il secondo gol.